Non lo faccio, 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 non lo faccio
che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi. Prima di ascendere al cielo, al termine della sua vita terrena, il Cristo risorto alzò le mani sui suoi discepoli e li benedisse. Anche oggi il Signore, vivente e operante nella Chiesa, ci benedice e ci associa alla sua preghiera di intercessione e di lode. Per mezzo di lui salga al Padre l'umile ringraziamento per il dono del suo Santo Spirito e scenda su di noi e sulla creazione intera la rugiada delle sue benedizioni. Da ogni male, salva il Signore. Dal flagello del terremoto e dalle tempeste, salvaci, oh Signore. Dalla discordia, dalla violenza e da ogni ingiustizia, salvaci, oh Signore. Donaci i frutti della terra e del lavoro, ascoltaci, oh Signore. Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia, ascoltaci, oh Signore. Benedici questo nostro paese e dona a tutti i suoi abitanti saggezza, prosperità e salute. Ascoltaci, oh Signore. Gesù, figlio del Dio vivente, amen. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta la nostra supplica. Preghiamo, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo tuo Figlio la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la terra di Forio. Tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato, le gioie e le angosce del momento presente, i progetti e le speranze per l'avvenire. Non ci venga mai a mancare il tuo aiuto, Padre. Proteggi le case, le famiglie, le scuole, le officine, i luoghi di ospitalità e di assistenza e ogni ambiente di vita e di lavoro. Circonda del tuo amore i cittadini qui residenti o emigrati in altre regioni. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e ai sofferenti, l'apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Maria, Madonna della Libera, San Vito, martire, nostro patrono, e tutti i santi testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda la luce del tuo volto, Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile, sulle case e sui campi, e la tua benedizione ci accompagni nel tempo della semina e del raccolto, della mietitura e della vendemmia, nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo, nostro avvocato e mediatore, che è asceso accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di questa benedizione, il ricordo delle nostre origini. Preghiamo. Dona prosperità e pace ai tuoi fedeli, o Signore, con l'abbondanza dei tuoi favori, perché da te benedetti benedicano il tuo nome ed esultanti ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio...